Altro tassello, altra vittoria importantissima, fondamentale della Roma oggi a Torino, che comunque nonostante le defezioni è tuttavia una squadra che te può sempre mettere in difficoltà, perché comunque ha quella caratteristica che è proprio nel DNA del Torino, che è quella di essere una squadra coriacea, che può trovare anche in elementi a caso. Oggi vedete c'era Sadic, io sinceramente alla vigilia ero un po' preoccupato, non perché Sadic fosse un fenomeno, una bella sega, ne abbiamo avuto l'ennesima prova, però sai, contro la Roma poi trovano sempre quel guizzo, gli Aic ci ha provato un paio di volte, Iago Falque oggi inesistente, ma l'anno scorso ti ha purgato in un paio di occasioni, quindi comunque è sempre una partita che tu comunque devi andare a giocare con concentrazione, con umiltà e devi portare a casa il risultato. L'hai portato a casa grazie a una magistrale punizione di Kolarov, anche oggi uno dei migliori in campo, ma da inizio campionato non ha startato una gara, si sa proprio gestire, cioè lo vedi proprio comunque il campione quando mette in campo i suoi grossi testicoli, tu ti rendi conto del curriculum, della storia che c'ha. E quindi poi anche chi ci gioca accanto comunque emerge perché quando ti trovi ad allenarti, a stare nello spogliatoio, a stare in campo con uno di quella levatura, come quando c'era Maicon, per dirti, nonostante lui stesso comunque si giocasse un po' a sprazzi quando gli andava, però comunque la presenza dentro lo spogliatoio di uno che ha vinto poi fa la differenza. Per cui ho sentito qualcuno che si lamentava che la Roma ha giochicchiato, non è che ha surclassato l'avversario, ma sti cazzi. Porta a casa 3 punti dopo una partita che comunque ci ha avuto un dispendio energetico e anche di testa, come quella di mercoledì contro il Chelsea. E con un Dzeko che questa mattina comunque aveva l'influenza intestinale, quindi non era al massimo, ma in ogni caso ha fatto una partita come al solito che non ha lesinato energie. Per cui ragazzi, ma di che stiamo a parlare? E comunque ancora complimenti a Di Francesco che mette in campo una formazione sempre equilibrata, difesa perfetta, perché comunque ha messo in fuorigioco Sadic almeno 200 volte. Héctor Moreno e Juan Jesus non avevano mai giocato insieme, ma sono stati, secondo me, ineccepibili. Tra l'altro, Héctor Moreno ha salvato anche un gol fatto, perché se quella palla passava sul cross teso, probabilmente c'è stava, non mi ricordo chi, forse Sadic, che l'avrebbe quantomeno buttata nello specchio e lì poi si va a vedere. Ma lui comunque ha chiuso bene la diagonale, ha intercettato. Per cui io sono soddisfattissimo. Tra l'altro adesso abbiamo il Crotone mercoledì e il Bologna sabato, se non vado errato. Due partite, tutto sommato, è vero che in Serie A, per carità, non c'è mai nulla di certo, però. E ci troveremo comunque a parlare di una Roma con un buon bottino in classifica che le ha vinte tutte tranne due partite, comunque dove è stata sfortunata perché con l'Inter meritavi da vincere, invece hai perso. Col Napoli molto probabilmente un pareggio era più giusto e hai perso, e in queste due partite hai preso 5 pali. Per cui io sono nettamente soddisfatto. Scrivetemi sotto voi se siete soddisfatti o meno e ne parliamo. Dai, è sempre Forza Roma.